lei... Leggo. Senta, non voglio rubarle del tempo, ma io mi suiciderò. Qualcuno doveva saperlo, non so come funzioni. Guarda, stavo giusto tirando giù una mia sofferta lettera di suicidio. Ho 32 minuti fugaci di felicità che coincidono col pranzo. Vengono divorati senza tregua, sempre dalla stessa persona, che ama vestirsi umiliando il mio buon gusto. Così a un certo punto ho pensato, sai che c'è? Preferisco di gran lunga l'oscurità. Ci sono due tipi di persone al mondo. Quelle che irradiano sicurezza ed eccellono nella vita. Ciao, Phil. E quelle che sperano che i primi muoiano in un'esplosione. Guarda quella stupida maglietta di mio fratello. A 13 anni... era chiaro a quale parte dell'equazione appartenessi. Ci sei da qualche parte. Ma a questo servono gli amici. Nick è qui, davanti. Il carcere l'ha reso così figo. Io avevo Krista. Krista! Oh mio Dio! Mio fratello! Sul serio! Non sai come mi sento. Sei diventata una persona completamente diversa. Guarda il lato positivo. Va bene, scriverò quello che dirai. Basta coi tuoi giochetti, Nadine. Congratulazioni. Hai tutte le risposte? No, che è la ragione per cui vorrei avere una madre che se ne accorgesse. Che ho fatto per generare un figlio così perfetto? Oggi hai qualche problema, Nadine? Il fatto è che io non ho dei veri amici al momento e... Senti, la vita a volte è ingiusta, mia cara Nadine. Fattene una ragione. Non essere impacciata. Socializza. Nella vita bisogna correre il rischio, non aver paura di buttarti nella mischia. Nick, tu mi piaci. Voglio farti mettere la bocca sulle mie tette. Possiamo farlo nel magazzino del negozio. Non puoi inviarlo. Oh mio Dio, non è possibile. Cazzo! Oh mio Dio! È una cosa dolce. Voglio stare sempre con te. Voglio farti mettere la bocca sulle mie tette. Voglio sentirti dentro di me. Possiamo farlo nel magazzino del negozio. Oh mio Dio, commenti, la prego, mi aiuti, la prego. Devi stare più attenta ai periodi sconnessi. Provate a indovinare quante commedie hanno vinto un Oscar. Beh, allora, sappiamo che l'Academy predilige film drammatici che trattano problemi sociali o altri temi importanti, no? I biopic su personaggi che hanno cambiato il mondo, film con grandi budget e star famose, piuttosto che piccoli film indipendenti. Però è davvero sorprendente che siano state solo 6 le commedie a vincere il premio per il miglior film nella storia del cinema. E sono Accadde una notte del 34, L'eterna illusione del 38, la commedia musicale La mia via del 44, Tom Jones del 63, La stangata del 73 e Io e Annie del 77 di Woody Allen. Poi ci sono quei film vincitori che sono un ibrido, no? Hanno una vena comica, come L'appartamento del 60, Voglia di tenerezza dell'83, A spasso con Daisy dell'89, Forrest Gump del 94 e Shakespeare in Love del 98. Cosa ne pensate? Vi vengono in mente altre commedie che secondo voi potrebbero vincere l'Oscar o che avrebbero dovuto vincere l'Oscar o che vi piacciono da morire e volete dircele? Fatemelo sapere qui sotto e io vi aspetto al prossimo video.